E il vino, quando non è ricoverto in natura di buccia, ha un doppio effetto. In primis sale e sannita nel cervello e gli suzza tutte quelle arbacie, quelle malinconie che lo infruscano, e poi rizza i peli ai pensieri, che scesi in bocca gli sciorciano la lingua e la fanno sverta come un giovanottino che gli annusa il ruzzo dell'aria. Siamo qui con Ugo Chiti a Montalcino. È lui l'esponente del mondo dello spettacolo che è stato premiato appunto per il premio Città di Montalcino. Allora, è un motivo di soddisfazione oggi essere qui. Sappiamo che fra l'altro sei molto legato a Montalcino. Raccontaci anche un po' di questo rapporto che hai con la città di Brunello. Prima magari rispondo perché questo premio in modo particolare mi fa piacere, perché il lavoro sulla cultura popolare è stato un segno che è prioritario della mia drammaturgia. Per quanto riguarda Montalcino, lo sono legato un po' per rapporti di persone, amiche, e poi perché è una di quelle città che, come dire, una volta che la incontri ti rimane, no? Io ho fatto dei sopralluoghi, mi ricordo, per dei film, eccetera. Ed è stato il primo incontro, ed è uno di quegli incontri proprio, come dire, della retina, dello sguardo, che non la dimentichi, ti rimane, ecco. Questo è un po' il legame affettivo o di riconoscibilità emozionale proprio con la città. Senza vino l'uomo germoglia, qui pochino che deve germogliare, un vano in qua nella, resta giusto giusto nel suo piottolino, fa quei due passettini che deve fare, e la notte s'appallottola come un mago in una buca senza sogni. Senza vino il mondo sarebbe stato quello che forse doveva essere, un gran peso sul groppone di chi lo deve portare a spasso tra le stelle. Grazie.